Buongiorno a tutti voi, bentornati a chi già mi segue, benvenuti a chi invece è la prima volta che passa di qua. Io sono Eli Valsecchi, Elena, anche se tantissimi mi chiamano Elisabetta, ma invece mi chiamo Elena e il diminutivo Eli non mi ricordo più neanche per quale motivo. Oggi speriamo chiacchierata più corta. Sì, dai, devo raccontarvi solo cosa porterò in vacanza. Perché finalmente siamo in ferie, il mio ufficio ha chiuso mercoledì scorso e riaprirà il 28, il 29 di, 28 di agosto, quindi sicuramente un po' di sano e meritato riposo. Come dicevo qualche giorno fa su Facebook, per me il nome vacanza e il nome ferie sono uno stato d'animo. Se sono fortunata a poter andare qualche giorno in vacanza con la mia famiglia, con i miei amici, sono molto contenta, ma è proprio uno stato d'animo, uno stato emotivo, uno stato mentale, cioè per me staccare dall'ufficio, poter godermi la mia casa, la mia famiglia, i miei hobby, è proprio un momento così bello, e anche se non riesco ad andare da nessuna parte non fa nulla, mi piace anche stare a casa mia. Bene, cosa porterò nella mia valigia? Perché ho una valigia per i vestiti e una borsa per tutto quello che invece mi porto dietro. Ebbene, mi porterò due progetti nuovi, 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 nuovi. Anzi, ho dimenticato in giro. Ah, abbiamo cambiato la location, avete visto? Non siamo più nella camera hobby, ma siamo nella mia cucina soggiorno, che è un locale unico perché nella sala hobby oggi faceva veramente troppo caldo e quindi in casa non c'è nessuno tranne la sottoscritta Cody che dorme ai miei piedi e Romeo che sta mangiando qui da parte, non lo vedete, e quindi ho detto vabbè, registro dalla cucina che va bene lo stesso. Vado a prendermi il mio blocchetto per gli appunti perché mi sono segnata bene quello che devo dire così non mi dimentico nulla. Aspettatemi. Sono ritornata, ecco qua il mio blocchetto. Ok, cosa vi volevo raccontare? Allora, due progetti nuovi nuovi che voglio assolutamente iniziare quando sarò in Trentino, nella zona di Tione. È una zona che conosco abbastanza perché quando ero giovane e snella sono andata a fare tante gite con il CAI, con mio papà. E quindi è una zona che mi piace molto, la montagna mi piace tantissimo e spero di potermi così rilassare in mezzo al verde. Siamo in una casa dell'Ottocento ristrutturata, una casa che affittano a gruppi di famiglie. Noi quest'anno siamo, come al solito, è un po' di anni che andiamo un gruppo di famiglie a fare le vacanze insieme. Speriamo che vada tutto bene, che riusciamo a mantenere le distanze, ma comunque a divertirci in maniera serena, insomma, a passare un po' di tempo, un po' di allegria insieme. Ho voglia di canzoni cantate con la chitarra, ho voglia di tramonti, ho voglia di aria fresca, di aria pura, ho voglia di passeggiate, ho voglia di sferruzzare, ho voglia di allontanare un po' la mente, tutti i pensieri di quest'anno così pesante, veramente così pesante per me, ma anche un po' per tutti noi, sia per ogni situazione particolare familiare che ognuno di noi vive, ma anche per la situazione del Covid che comunque non è ancora finita e cosa ci aspetterà non lo sappiamo, speriamo solo che tutto vada per il meglio, anche se lentamente, e quindi ho proprio bisogno di ricaricarmi, come si dice, no? Di ricaricare un po' le pile, senza fare nulla di particolare, anzi, magari passando anche qualche giorno facendo proprio nulla. E mi auguro anche che ci sia qualche giornata di brutto tempo, così io non sono la solita che dice che non vuole andare a fare le passeggiate, perché sono sempre io che non ho mai voglia. Poi ho la spina calcaneare che mi fa un male pazzesco, quindi non è che riesco a camminare proprio bene. Vabbè, quindi relax, 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 come auguro veramente a tutti voi. Allora, il progetto che mi porterò ed inizierò su sarà un progetto che si chiama Little Flower delle Knitting for Breakfast, queste due ragazze che io adoro, mi piacciono tantissimo i loro modelli. Questo è un progetto free, ve lo faccio vedere, ed è una sciarpa. Una sciarpa che vorrei realizzare con i due
colori che ho scelto delle lane aquilana che mi ha portato la mia amica Carla. E Lucia ha detto che se viene bene, e solo se viene bene, questa sarà sua. Quindi questo è un progetto che vorrei iniziare lì. Ho visto una panchina di sasso con un tavolo di sasso dietro con tutto il giardino recintato, quindi quel posto lì sarà sicuramente mio. E l'altro progetto che voglio iniziare sempre lì sono le Rapunzel Socks, che sono di Miriam Fornaris. Bellissime, guardate che belle che sono. In questo tono di giallo lei ha usato il filato bice. Io il bice, come se qualcuno mi segue su Facebook, non l'ho trovato, ma ho un bel giallo Rapunzel che avevo comprato, se vi ricordate, mi pare 2 post fa, e vorrei usare questo. Quindi questi sono i 2 progetti che io vorrei iniziare in vacanza, e poi vabbè, sicuramente non riuscirò a finirli. Magari le calze sì, il resto no, ma poi c'è da stare in compagnia, c'è da giocare a carte, quindi tutto quello che viene ben accetto e quindi va bene così. Poi in corso ho ancora i 2 lavori che stanno procedendo, ma questa settimana con il caldo che ha fatto qui, come penso in tutto il resto d'Italia, sono riuscita a fare ben poco, cioè proseguo 20 righe al giorno e poi dopo lascio lì perché mi sudano le mani, il filato non scorre anche se è di cotone e mi innervosisco e quindi pianto lì tutto, che è Estate Torinese di Emma Fassio, che sto facendo con un suo cotone. E farò Orizzonte che è di Valentina Cosciani con un filato particolarissimo che all'inizio mi ha lasciato spiazzata, che è il Gima della Ito, non so se voi lo conoscete, e un filato pazzesco, nel senso mi piace molto, è molto strano, sembra di lavorare un filo di carta. E quindi sto facendo iniziati ho questi 2 progetti. Poi, ascoltando un po' i vari vlog di queste ultime settimane, perché mi avete veramente tenuto compagnia tantissimo, alla sera alla televisione c'erano poche cose interessanti, io mi mettevo la mia cuffia rosa fucsia perché mi hanno regalato, adesso ve la faccio vedere, dai, ve la faccio vedere perché è fighissima. Mi hanno regalato questa potentissima, guardate come sono bella. Cuffia rosa fucsia, perché nessuna cuffia di quelle che hanno nessun auricolare riesce a starmi nelle orecchie, cioè dopo un po' a un certo punto plof plof mi cadono fuori e quindi non riesco a ascoltare nulla. Questa invece rimane su, me la porterò in vacanza nella mia valigia e vi ho ascoltato molto attentamente, mi è piaciuto tantissimo, avete detto un sacco di cose interessanti, Claudia, Miriam Fornaris. Ho guardato anche vlog vecchi di Martina Badiali, che sono veramente sempre molto interessanti. Lei sa un sacco di cose e mi piace anche il suo modo di parlare. Ho ascoltato i veri podcast di Francesca Caricato, mi ricordo il cognome, ma il nome mi sfugge sempre. Francesca Caricato, che ha una voce bellissima e rilassante, quindi riesco a lavorare tranquillamente ascoltando i suoi podcast. E poi ancora Chiara Muzzi, poi chi c'è ancora? Arianna, ma sono sicura che ne avrò dimenticate altre, Irene, Patrizia, insomma siete tantissime e io sono contentissima di avervi scoperto, veramente, è una gioia potervi seguire e condividere con voi le mie passioni. Sì, ho sentito parlare, cosa vuol dire uscire per te dalla comfort zone. Per me uscire dalla comfort zone, sia dalla maglia che anche dei libri, adesso vi spiego perché, è per la maglia fare gli scialli. Perché gli scialli? Perché io ho sempre immaginato gli scialli come gli scialli quelli che aveva la mia nonna. Io mi ricordo che la mia nonna aveva 2 scialletti che quando stava male andava in ospedale perché erano accuratamente riposti anche per l'ospedale, si metteva sulle spalle con la spillettina e pensare a fare uno scialle mi ha sempre riportato a questa immagine. E allora, grazie ad un acquisto che ho fatto in questi giorni, ho fatto un po' di acquisti, ma poi ve li farò vedere piano piano nelle prossime puntate, se non ho nulla da farvi vedere.
anche approfittando di tutti gli sconti di filati un po' estivi che c'erano, ma anche non estivi. E ho acquistato su hobby.it una cake, non le avevo mai acquistate, non le avevo mai provate. Questa è questa cake che nei colori mi piace veramente tantissimo. Come filato non mi sembra particolarmente fantastico, a me personalmente faccio abbastanza fatica a lavorarlo all'uncinetto perché non è ritorto, quindi vedete si divide tutto, ve lo faccio vedere, si divide, poi ogni tanto cade il filo, insomma non è che sia proprio il massimo per me, probabilmente perché sono inesperta, io non... sono uscita dalla comfort zone iniziando per gioco, perché ho detto se va bene poi lo regalo ad una mia amica, lo scialle che è famosissimo da quello che ho capito e che si chiama virus.virus. Anche su Ravelry ce ne sono di infinite combinazioni, poi ci sono tante varianti di questo punto. Io ho fatto il virus tradizionale basandomi su un tutorial che ho scoperto e che poi vi indico nell'info box del video. E non mi dispiace, comunque la resa è buona, poi bisogna vedere quando sarà finito e sono curiosa di vedere quando arriverò la prossima sfumatura perché sono impaziente, insomma voglio arrivare all'azzurrino chiaro e poi all'azzurro acqua e questo sarà un progetto che mi porterò in vacanza perché una volta memorizzato il punto si va via veramente velocemente senza pensarci troppo su, quindi semplicissimo, punto alto e catenella sono i punti impiegati, quindi non dite io non sono capace perché non è vero, chi è capace di fare il punto alto e la catenella riesce a fare lo scialle virus, con il tutorial poi che vi indico è chiarissimo, riuscirete a farlo tutti sicuramente. E nulla, questi sono i progetti che porterò di maglie e di uncinetto. Poi, se mi resta del tempo prima dell'inizio della fine delle vacanze, vorrei partecipare, anzi voglio assolutamente partecipare, sia io che Mattia, poi oggi l'ho messo anche su Facebook e un po' di amiche hanno aderito, al progetto di Viva Vittoria, che quest'anno faranno a Milano e ricopriranno, se non ho capito male, la Piazza del Duomo la Piazza del Duomo, presumo, con delle grandissime coperte fatte con dei quadrati 50x50 a qualsiasi punto, con qualsiasi filato, sia maglia che ad uncinetto, quindi ne vorrei fare magari almeno due da poter poi consegnare in un negozio di Milano dove loro hanno indicato, se anche questa cosa vi interessa poi sotto nell'info box vi metto l'informazione così poi andate a vedere. Mi sembra un'iniziativa bella, un'iniziativa interessante, partecipare in maniera pacifica, in questa maniera anche creativa, contro la violenza sulle donne. Questa coperta sarà poi esposta a marzo, il 7 e l'8 marzo, se non ricordo male, oppure il 6, no, penso il 6 e il 7, no, va bene, ciao, il 7 e l'8, però al massimo sono il 6 e il 7, il 7 marzo sono sicura, non mi ricordo la data prima, la data dopo. Comunque tutte le informazioni ve le do dopo. E vorrei fare questi due quadrati con un po' di lana che ho in giro, di rimasugli, magari anche per provare qualche punto, così intanto mi alleno a fare qualche cosa di diverso in maniera tranquilla. I quadrati devono essere 50x50 e su ogni quadrato ci deve essere il nostro nome, che è poi la firma per lottare, per affermare che noi siamo contro la violenza. Quindi questa cosa mi piace davvero, davvero tantissimo. E questo per i progetti creativi di maglia ed uncinetto. Adesso mi devo alzare un'altra volta? Sì, perché sono uscita dalla comfort zone per un'altra cosa. Io so che tanti di voi lo utilizzano. A me è stato regalato, ma io faccio veramente molta fatica a usare le book perché preferisco la carta. Perché mi piace annusare la carta, perché mi piace guardare la copertina. Io generalmente i libri li scelgo per la copertina. Se la copertina mi piace, leggo la trama, a meno che non sia un libro che mi ha particolarmente colpito una recensione, oppure un'amica me lo consiglia vivamente e di questa amica mi fido, allora lo prendo a scatola chiusa. Ma se la copertina del libro non mi piace, purtroppo mi perdo magari anche un libro bellissimo, ma io non lo compro e non lo prendo in biblioteca. Generalmente
da quasi 3 o 4 anni compro pochissimi libri, se non i libri di cucina, quelli proprio belli, quelli mi piacciono. Libri non ne compro più perché non ho veramente più spazio, ma mannaggia me, stamattina sono andata alla Giunti e ma no, mi devo alzare un'altra volta, ma che ritardata che sono. Dove li ho messi i libri? Vabbè, voi godetevi la vista della mia cucina qua dietro. E nulla, vi dicevo, sono andata alla Giunti, c'erano dei libri in sconto e ovviamente me li sono comprati. Comunque, due libri che ho finito e che vi vorrei consigliare perché sono proprio carini, carini, leggeri, si leggono velocemente, sono delle storie piacevoli, anche se magari qualcuna ha effettivamente come punto di riferimento una storia, magari di dolore dietro, insomma, però sono libri molto piacevoli che scorrono velocemente. Uno è questo che ho finito di leggere. Diritto e rovescio, ovviamente tanti di voi lo conoscono, lo so, ed è un libro anche abbastanza vecchiotto, infatti è l'unico che ho trovato nella biblioteca provinciale. Io ho aderito al circuito della biblioteca provinciale di Lecco ed è stata una manna dal cielo perché si trovano tutti i libri, tutte le biblioteche dei rioni e dei paesi relativi alla provincia di Lecco ne fanno parte ed è bellissimo perché si trova di tutto e si può leggere di tutto. Mi piace anche prendere i libri in biblioteca perché mi piace pensare a chi l'ha letto prima di me, se avrà avuto le mie stesse impressioni. Se questo libro gli è piaciuto oppure no, se questo libro è stato un dono, ogni tanto si trovano anche dei regalini, nel senso che una volta ho trovato un fiore secco dentro, oppure delle macchie di caffè, anche questo è comunque un segno di chi è passato prima di noi. Quindi io prediligo adesso prendere i libri in biblioteca, però devo dire la verità, quelle 2 volte all'anno che vado in libreria, veramente vado solo 2 volte perché non sono capace di uscire da una libreria senza comprare un libro, qualcosina compro. Quindi questo ve lo consiglio perché è ambientato ovviamente in un negozio di filati. La storia. Dunque, parla di questa proprietaria di Lidia, che è la proprietaria di questo negozio di filati, e intorno a questo negozio, per questo romanzo, perché sono 4 o 5 romanzi. Questo, tra l'altro, è il secondo, io l'ho scoperto dopo, ma mi sono già scaricata sull'ebook, il primo, perché purtroppo in formato cartaceo non ci sono più e non riesco a trovarli in biblioteca. Quindi questo è l'unico che ho trovato in biblioteca. E nulla, cioè intorno ai filati, intorno ai corsi che Lidia fa nel suo negozio si intrecciano persone, si intrecciano storie, si intrecciano amori, si intrecciano dolori, si intrecciano malattie. È un libro davvero molto carino che vi consiglio di leggere. Non partite come me dal secondo, ma partite dal primo che ho scaricato e vi dicevo Comfort Zone perché ho dovuto scaricarlo per leggerlo su ebook, altrimenti non potevo. Adesso vado a pigliarlo perché sogna anche buona. Ecco qua, vedete, io l'ho scaricato e questo è il primo. È il primo, e poi ce ne sono altri 3, se non sbaglio, che ho già scaricato, già acquistato. E penso che li leggerò tutti in queste vacanze e sono tutti ambientati insomma con il personaggio di Lidia e di sua sorella e poi ci sono le varie amiche che man mano che troviamo nei vari libri, nei vari capitoli, si aggiungono alla storia anche negli altri romanzi. Quindi questo ve lo consiglio perché è davvero molto molto bello per chi ama la maglia. Come noi, ma anche per chi ama comunque leggere di donne e anche di uomini che si incontrano per fare qualcosa insieme, qualcosa di creativo insieme per creare una piccola comunità. L'altro libro che vi voglio consigliare è Quello che ancora non sai di me di Virginia Bramati. Virginia Bramati è una scrittrice italiana che io amo alla follia, mi piace tantissimo. È una delle pochissime, pochissime scrittrici che secondo me ha uno stile pulito, non saprei neanche come definirlo, cioè, il suo modo di scrivere è così carino, pulito, leggero, elegante,
ma semplice, quindi si riescono a leggere benissimo. E sono ambientati nei paesi, insomma, un po' vicino a me. Alcuni erano ambientati in Brianza, i primi, e questo invece è ambientato a Sirmione. E anche qui, bello, veramente bello, una storia d'amore delicata, dolce, con come protagonista una professoressa che si chiama Caterina, con Luca e Francesco che devono duellare, tra virgolette, per Caterina, e Carla la parrucchiera, che è, penso, come più o meno tutte le nostre parrucchiere, sa tanti segreti, sa consigliare, sa ascoltare. Che vi devo dire? Non vi racconto il finale, non vi dico di più, ma se non conoscete Virginia Bramati, io vi consiglio di leggere anche qui dal primo libro, perché in ogni libro c'è sempre un personaggio o due personaggi che ritornano, che si accavallano, quindi non è una saga, però c'è un certo filo conduttore che vi consiglio di seguire. Nulla, altri due libri che ho preso da leggere, sempre in biblioteca, chiaramente non riuscirò a leggere tutto in una settimana, Il Club della Calzetta. Oh, siccome mi sono appena arrivati dalla biblioteca, vi leggo velocemente la copertina, la trama, perché mi sembra carino. Sei donne molto diverse tra loro frequentano un circolo di lavoro a maglia. Una domestica obesa, una giovane impegnata politicamente, una ragazza bellissima e stanca di essere considerata solo un soprammobile, un'anziana molto religiosa, una prostituta. Una donna con una grave menomazione fisica. Tra un punto e l'altro si intrecciano i racconti, nascono vincoli di amicizia. La solitudine di ognuna si trasforma in solidarietà. Il finale non c'è. Sei donne si sono incontrate per calzettare, hanno messo in comune le proprie esperienze e le proprie storie. 3 anni dopo sono ancora insieme. Il gomitolo ha creato un vincolo tra di loro e ha contribuito a sciogliere alcuni dei nodi delle loro vite. Scritto con una sorprendente struttura a maglia, Il Club della Calzetta è un romanzo a più voci che parla di ogni donna, dei suoi ruoli, della sua libertà, delle sue piccole e grandi battaglie quotidiane. Mi sembra molto promettente. Ve lo faccio vedere e sotto poi vi scrivo il link e tutto quello che dovete sapere. E l'altro parla sempre di maglia, ma un po' in secondo piano, anche questo l'ho preso in biblioteca. E dice così: Qualcuno da amare di Barbara Pym, Pym, non lo so. Allora, a saperlo, un curato dovrebbe richiedere come destinazione la parrocchia dove abita Harriet Bid. Calzini e sciarpe fatte a maglia, attenzioni continue, ottime cene rallegrerebbero la sua parca esistenza. Harriet ha per i curati un debole inguaribile. La sorella Belinda coltiva invece da 30 anni un amore impossibile per l'arcidiacono, che sposato a una donna intrigante e ambiziosa, non disdegna talvolta di scaldarsi al tranquillo calore dell'affetto di lei. La vita in paese scorre rassicurante e immobile, finché a movimentarla non arrivano due strani personaggi. Un bibliotecario incline tanto ai libri quanto alle pinte di birra e un vescovo di un'esotica diocesi africana ansioso di accasarsi. Attorno ai due fioriscono maneggi di ogni sorta, corteggiamenti, domande di matrimonio, insomma una grande frenesia, ma per fortuna le cose si ricompongono. Belinda, che non ama i cambiamenti, tira un sospiro di sollievo e torna a dedicarsi al suo arcidiacono. Perché, come dicono quei versi a lei tanto cari, che si tratti di una mite gazzella o di una dolce colomba, ciò che conta è qualcuno da amare. O qualcuno da amare, mentre Harriet si rimette a sferruzzare per l'ultimo curato di turno. Anche questo mi sembra molto carino e penso sia molto leggero da leggere. E gli ultimi che ho comprato oggi,
di cui mi sono innamorata delle copertine. Vabbè, due li conoscevo già, ne avevo sentito parlare, ed è Spingendo la notte più in là di Mario Calabresi, dove racconta la sua vita e l'esperienza, ricordando poi il papà. E questo mi sembra molto bello e penso che possa anche leggerlo Lucia per la scuola. E questo, Fiorire d'inverno della Toffa, era un po' titubante perché sicuramente mi sarei messa a piangere leggendolo, però non è giusto che le cose belle e tristi non vengano affrontate, e quindi vorrei leggerlo per vedere che cosa racconta Nadia di lei in questo libro. Bene, mi mancano poche cose, sono stata veloce oggi. Allora, vediamo. Ecco, che cosa faremo a settembre? Sferruzzeremo ancora, ci saranno dei progetti nuovi nuovi, spero di riuscire in queste vacanze a finire le due maglie che ho iniziato, sicuramente sì, perché sono a buon punto. Il 29 di agosto sarò alla Knithausa di Luisa De Angelis, perché ci sarà una giornata tutta dedicata ai modelli giapponesi, e questa cosa mi attira molto. E anche se sono un po' timorosa, perché io conosco poco, perché non sono esperta, ma sono anche coraggiosa e voglio un po' buttarmi e andare anche a conoscere persone nuove, amiche nuove che magari conosco solo dai social e che invece lì posso conoscere di persona. E poi l'11, 12, 13, io quelle date faccio schifo veramente. A Firenze ci sarà il Festival della Lana e salvo indicazioni contrarie, salvo problemi dell'ultimo minuto della mia mamma, io mi sono iscritta e vorrei andarci. Verrà con me anche Mattia. Mi incontrerò con una carissima amica che si chiama Laura e che anche è della zona, anche lei verrà volentieri. Spero di riuscire veramente ad andare. Mi sono iscritta ad un'attività di presenta dove Valentina Cosciani presenterà un suo libro. E niente, spero di riuscire veramente a fare tutte queste cose. Io vi saluto, auguro veramente a tutti voi, sia che siate in vacanza o soltanto avete staccato dal lavoro, anche se rimanete a casa, di riuscire a riposarvi fisicamente, ma soprattutto a riposarvi mentalmente. Abbiamo avuto tutti un periodo davvero molto duro, per varie cose. E l'autunno non sappiamo cosa ci regalerà. Speriamo nulla di nuovo, speriamo che tutto vada bene, ma abbiamo davvero bisogno di rilassarci e di viaggiare anche se non andiamo da nessuna parte. Quindi libri in mano e trovate una meta che vi faccia sognare. Io vi saluto e vi ringrazio di avermi fatto compagnia e ci rivediamo a settembre con qualche lavoro finito, qualche nuovo progetto e qualche fotografia delle mie vacanze che mi auguro siano belle e rilassanti. Un bacione e ciao a tutti.